Per Cuore Gialloblu siamo alla fine di una bellissima partita vinta dalla PMS Torino contro Trieste, una partita che per Torino vuol dire secondo posto dopo un inizio che tutti noi abbiamo conosciuto e vissuto volta per volta. Adesso abbiamo una squadra che ha una bella identità, una classifica forse più in linea con le proprie aspettative, un commento da Paolo Terzolo, che direi è la persona più autorevole in assoluto per poter fare un bilancio di questo terzo di campionato. Beh, dopo 7 vittorie su 10 partite oggi è facile dire che ce l'aspettavamo, ma io lo dicevo anche dopo la prima partita di Biella, cioè il gruppo era nuovo, il talento nei giocatori c'era, le capacità dello staff tecnico ci sono, era inevitabile che prima o poi sarebbero venuti fuori. Diciamo che a Mantova domenica scorsa e oggi a tratti qua, non sempre ma gran parte della partita, si è visto un bel gioco, si è visto una bella squadra. A Mantova è stata una partita veramente di forza, determinata. Torino ha preso il pallino dal primo all'ultimo secondo, oggi ha dato l'idea che quando ha voluto andare è andata su di 20, poi ha un po' amministrato, standing ovation per i giocatori che sono usciti, spazio per tutti, sembra positiva. Adesso iniziamo un periodo di partite difficili, di trasferte lontane, dove bisogna capire se abbiamo la maturità di tenere questo passo. Sì, però abbiamo anche dimostrato che se abbiamo una settimana per recuperare e preparare la partita riusciamo a scendere in campo con l'atteggiamento e la concentrazione giusta. Poi ogni partita è un terno al lotto, ogni volta incontriamo delle squadre, una più forte dell'altra. Agrigento è sicuramente una squadra che a me piace tantissimo, quindi non sarà facile andare a dire la nostra là, ma sicuramente ci proveremo. Agrigento è una squadra strutturata che si conosce da tanto tempo, due buoni americani, due buoni innesti, non sappiamo se piazza c'è o non c'è, comunque in casa ha sicuramente un ruolino di marcia di grandissimo livello. Sì, direi che in casa non è facile andare a portare via i due punti, ma ribadisco, noi abbiamo iniziato con questo campionato con un preciso obiettivo e quindi passo dopo passo dobbiamo tentare di arrivare sempre più vicino a questo obiettivo per poi conquistarlo. Non possiamo non omettere di dire, anche se lo dicono tutti, lo diciamo anche noi, che comunque manca ancora Mancinelli a questa squadra, che non è cosa di poco conto. E vorrei chiederti un'opinione da appassionato di basket e da anche un po' uomo mercato da un po' di... Questo Candussi ha giocato bene. E c'è poco da dire, quando un giocatore fa le cose che ha fatto lui oggi, e ribadisco, io posso solo parlare di oggi perché nel resto della stagione non l'avevo visto, puoi solo parlare di un gran bene. Quindi vediamo se Candussi in futuro passerà da queste parti o meno, ovviamente è una battuta, giusto per fargli una domanda diversa dalle solite. Io parlo per esperienza mia personale, se un gruppo parte e arriva è più probabile che arrivi bello compatto. Ci vedremo con Paolo Terzola a commentare volta per volta questo evolversi del campionato, ne mancano 2/3 e poi viene il bello. Assolutamente, voglio che venga il bello e voglio anche divertirmi. Tutti ad Agrigento. Tutti ad Agrigento. Grazie Paolo.